Buon pomeriggio e bentrovati a questa edizione flash del TG6 per lasciare spazio a Diretta Stadio. Iniziamo purtroppo da una notizia non buona per la Marsica e soprattutto per la comunità di San Benedetto dei Marsi, perché pochi minuti fa è stato individuato un cadavere in uno dei canali del Fucino. Si stanno completando le operazioni di recupero e potrebbe essere il corpo di Manuel Di Nicola, il 33enne proprio di San Benedetto dei Marsi, sparito da domenica e di cui erano in atto le ricerche. Era stata trovata nel territorio di Cerchio la sua autovettura, una Fiat Punto, e questo aveva fatto concentrare in qualche maniera le ricerche, che sembrano aver dato esito positivo, purtroppo però con il ritrovamento di un cadavere. Si spera chiaramente che non sia quello di Manuel Di Nicola, anche se tutte le informazioni porterebbero proprio a lui. Chiaramente ne sapremo di più nel corso della giornata del pomeriggio e nelle prossime edizioni del TG6. Noi andiamo avanti adesso parlando del tema della pandemia. L'Abruzzo resta bicolore per la cabina di regia nazionale. La nostra regione è arancione, ma il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio ha deciso di prolungare le restrizioni per i comuni che hanno più problemi dal punto di vista del contagio e salgono a 35, epicentro della pandemia nella nostra regione. Resta l'area metropolitana. Il servizio di Stefano Recanati. Da lunedì si aggiorna la mappa dei comuni abruzzesi in zona rossa. In totale diventano 35 nelle 4 province, così come previsto dalla nuova ordinanza firmata ieri sera dal governatore Marco Marsiglio. Per i comuni già zona rossa sostanzialmente non cambierà nulla, mentre aumenteranno le restrizioni per altri 8 comuni: Sante Marie, Rivisondoli, Tortoreto, Colecorvino, Catignano, Rosciano, Moscufo e Cappelle sul Tavo. Invece tornano in arancione, aggregandosi al resto della regione non interessata dal provvedimento del presidente Marsiglio, 7 comuni: Roccaraso, Castiglione a Casauria, Torre dei Passeri, Turri Valignani, Scafa, Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore. Qui valgono le regole previste a livello nazionale per le zone arancioni. Infine, l'ordinanza predispone una sorveglianza speciale della situazione epidemiologica in peggioramento a Penne, Prato Lapeligno, Barete, Campo di Giove, Prezza, Rocca di Mezzo, Scontrone, Pesco Costanzo, Castel di Sangro, Colonnella, Alba Adriatica, Castellalto, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro, Frisa, Castelfrentano, Rocca Montepiano, Casa l'Incontrada, Atessa, Guardia Grele, Altino, Torino di Sangro, Orsogna e Colle di Mezzo. Per quanto riguarda le regole da rispettare in zona rossa, sono confermate gran parte di quelle previste a livello nazionale: divieto di spostamento se non per esigenza di lavoro, necessità o salute, visite a parenti ed amici consentite una sola volta al giorno nello stesso comune tra le 5 e le 22, per un massimo di 2 persone più eventuali minori; chiuse le attività commerciali ad eccezione dei generi di prima necessità, di farmacie, tabacchi ed edicole, ma anche di parrucchieri ed estetisti, la cui apertura non è prevista a livello nazionale ma solo dall'ordinanza regionale. Chiusi anche bar e ristoranti, ma c'è la possibilità di ordinare da asporto fino alle 18 per i bar e alle 22 per i ristoranti, enoteche comprese. C'è poi il capitolo scuola. La didattica a distanza, dalle elementari e fino alle superiori, per tutta la regione è estesa fino a dopo Pasqua, quando si spera che l'RT, ma soprattutto la pressione sugli ospedali, siano scese entro le soglie di guardia. Parallelamente, per metà aprile dovrebbe essere terminata la vaccinazione del personale della scuola. Altro comparto in sofferenza è quello dello sport. Il PCM Draghi lo ferma con alcune eccezioni: le manifestazioni sportive di interesse nazionale, gli allenamenti dei professionisti, gli sport non da contatto che si tengono all'aperto e nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale, quelli che operano con protocolli validati. Si può anche fare attività fisica singolarmente, così come ormai siamo abituati a fare da oltre un anno. Infine, anche in Abruzzo si applicherà la zona rossa totale nelle giornate di festa, Pasqua compresa, perché il timore è che si ripeta il boom di contagi che è avvenuto a seguito delle festività natalizie. La scelta di continuare con queste misure nasce dal fatto che nell'ultima settimana abbiamo registrato una diminuzione sensibile di questa incidenza. Vuol dire che le misure, anche se lentamente, anche se non con la velocità che servirebbe, stanno funzionando. Il quadro è, diciamo, di generale miglioramento da questo punto di vista.
e quindi noi speriamo che magari la prossima settimana, se l'incidenza continuerà a diminuire, potremmo non avere bisogno, tranne qualche magari caso particolarissimo, potremmo non avere bisogno di adottare maggiori restrizioni rispetto a uno scenario arancione. Proseguiamo adesso con i vaccini. La provincia di Chieti doveva essere tra le più privilegiate per la fornitura dei vaccini, ma qui la campagna procede a rilento. Nel capoluogo è stato vaccinato solo un ultra ottantenne su 4. Giuseppe Dintino. La provincia di Chieti è tra le più colpite dal Covid, soprattutto a causa della contagiosità e della virulenza della variante inglese, ma è anche la zona che sconta un maggiore ritardo sulla campagna vaccinale. Siamo un po' in ritardo per la mancanza dei vaccini, perché comunque abbiamo dovuto interrompere la vaccinazione degli over 80 per una settimana, per circa 10 giorni interi, per vaccinare i docenti e quindi farli tornare in sicurezza nelle scuole dopo Pasqua, quando si riapriranno, almeno io spero vivamente che si riapriranno dopo Pasqua, e lunedì riprenderà la vaccinazione per gli over 80. La regione aveva deciso di privilegiare nella fornitura dei vaccini le zone con una maggiore incidenza del virus, quindi le province di Pescara e Chieti, ma qui le dosi non sono ancora sufficienti. Il ritardo a cosa è dovuto alla fornitura dei vaccini? Sì, è dovuta al ritardo della fornitura dei vaccini, per la quale fornitura la presidenza della regione si è, come io so di certo, battuta strenuamente, e purtroppo ci sono logiche che veramente sfuggono ai più e non si riesce molte volte ad ottenere quei risultati che si vorrebbero. Nell'ultima settimana a Chieti 180 i contagi da Covid, oltre la soglia d'allarme in base alla popolazione di 125 casi. Finora sono stati circa 5.200 gli ultraottantenni vaccinati nel capoluogo teatino, a fronte di 20.000 persone di quella fascia d'età. Per velocizzare la campagna, il sindaco intende allestire un nuovo punto vaccinale. All'ospedale ex Santissima Annunziata, l'ospedale vecchio come noi di Chieti lo chiamiamo oramai da tempo, si aprirà un secondo punto vaccinale vicino al centro già esistente e già operante. Per cui dovremo sicuramente procedere più speditamente. E andiamo avanti ancora sui vaccini. Attiva da oggi la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse per la vaccinazione anti-Covid-19, riservata al personale scolastico e universitario, docente e non docente, residente in Abruzzo ma operante in altre regioni italiane. A comunicarlo è l'assessorato alla sanità. Per registrarsi bisogna andare sulla pagina sanità.regione.abruzzo.it e scegliere la piattaforma Scuole Fuori Regione, dove sono state inserite le informazioni sulla procedura. Con questa attivazione, spiega l'assessore Verì, andiamo incontro alle legittime aspettative del personale scolastico universitario, che nei giorni scorsi non aveva potuto manifestare il proprio interesse alla vaccinazione perché non c'era uniformità e reciprocità, nei sistemi informatici delle diverse regioni italiane. Adesso il lavoro, numeri in calo per l'occupazione in Abruzzo, che tuttavia è in linea con il calo a livello nazionale. La decrescita più marcata si è avuta nel 2020 nel quarto trimestre. Pesa la pandemia, con la CGIL che chiede misure urgenti e l'accelerazione della campagna vaccinale. Meno 9.306 occupati rispetto al 2019 è l'andamento del lavoro nel 2020 in Abruzzo, che registra una flessione dell'1,87%, comunque migliore se paragonata al meno 1,95 dell'Italia e al meno 2,03 del Mezzogiorno. Estremamente consistente però il calo registrato nel quarto trimestre dello scorso anno: 9.344 occupati in meno, pari all'1,87%, dato peggiore sia della media nazionale 1,77 sia di quella del Mezzogiorno meno 0,79. I numeri vengono forniti dalla CGIL Abruzzo Molise, secondo cui l'andamento occupazionale è strettamente legato a quello della pandemia e, per favorire la ripresa del mercato del lavoro, dice la CGIL, è fondamentale contrastare la diffusione del virus e procedere rapidamente con la campagna vaccinale.
Tra le regioni del mezzogiorno peggiori dell'Abruzzo ci sono soltanto il Molise e la Sardegna. Dopo il crollo dell'occupazione nel primo trimestre del 2020, meno 22.000 unità, pari al 4,5%, nel secondo e terzo trimestre c'è stata una lieve ripresa, ma il quarto trimestre del 2020 ha visto un nuovo calo importante dell'occupazione. Alla luce di tutto ciò, la vera priorità della regione deve essere la lotta al coronavirus, soprattutto per garantire il diritto alla salute dei cittadini, ma anche per far ripartire al più presto l'economia e l'occupazione. E quindi sostanzialmente l'occupazione ha seguito il trend del livello dei contagi della nostra regione, che poi di fatto hanno comportato delle restrizioni dal punto di vista delle attività economiche e degli spostamenti dei cittadini. Questo deve farci capire come la priorità debba essere per la regione Abruzzo quella della lotta al virus, innanzitutto per salvare vite umane, per curare la salute dei cittadini, ma poi anche perché se vogliamo avere una crescita dell'occupazione dobbiamo necessariamente sconfiggere questa pandemia. Altro dato interessante riguarda il fatto che i posti andati in fumo riguardano soprattutto il lavoro femminile. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il calcio a 5, una determinata Acqua e Sapone Unigros si è aggiudicata nell'anticipo il derby di ritorno contro il Pescara dopo un paio di passi falsi, dunque i nerazzurri sono di nuovo in testa con questa vittoria in attesa del Pesaro, ospite dell'Avellino nel pomeriggio. Acqua e Sapone Unigros per buona parte ritrovata, attesa da due turni complicati con il big match con il Pesaro, e anche da due gare insidiose in trasferta a Padova e a Catania. Sempre più complicato il cammino del team di Palucci in piena zona retrocessione alla vigilia della gara interna ad alto rischio col Dawson. Termina qui questa edizione flash del TG6, linea che torna a diretta stadio per seguire la gara fra Pescara e Pordenone, anche il finale di Catania-Teramo.